Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Sati Gaming. Oggi andremo su 5M, quindi Real Life di GTA 5 come Arma Life, insomma varie cose che avevo già fatto. Server full RP, troverete il nome del server in descrizione, quindi mi raccomando, se mi volete raggiungere sapete dove trovarmi e in che server sto giocando, è totalmente italiano. Una cosa, video purtroppo avrà un piccolo problema con la mia voce, cioè praticamente pare che parlo al telefono, perché non mi sono accorto mentre entravo dentro che giocavo, avevo fatto degli effetti per giocare in RP e non mi sono accorto che ce l'avevo uno attivato e mi è rimasto attivo per tutto il video, non me ne sono accorto. Purtroppo questo video sarà un po' fastidioso così, però è cioè il video è talmente carino che cioè mi è venuto talmente tanto da ridere, mi è stato talmente tanto carino che non ho potuto cancellarlo. Comunque sì ragazzoli, mi raccomando, raggiungete, perché ho fatto il personaggio che si chiamerà Pino Sberla, che andrà alla conquista della città e cercherà di ricreare la banda Zingara. Quindi se mi volete raggiungere per creare la banda Zingara sapete dove trovarmi. Per il momento ho scelto come lavoro il camionista, perché mi sembra un ottimo lavoro per Pino Sberla. Poi vediamo come andrà la situazione. Godetevi il video ragazzoli. Allora, dovrebbe essere qui da ste parti. Aspetta, dove cazzo stanno? È qui? No, dopo. Bagstack! Passiamo dopo. Eccolo. Potrò parcheggiare dentro. Ehi, bella gente! È arrivato il Pino! Roma non fa la stupida stasera! Signora, cosa urla, per favore? Qui gente lavora, cazzo? Uè, bello! Sei tu il capo della baracca? Ah sì, non lo vede? Bello sto camion, no? Tu? Ti piace? Posso stare? No, per favore, no, bello. Entra, no, entra, per favore. Ma lo vedi quanto sono forte? Sei bello fragilino, lo muovo coi piedi, va! Ah. Lo so, ma questa è alta tecnologia, vede, si chiude da solo. Ah. Senti, più o meno. Mi hanno detto di venire qui per un lavoro. Sei tu. Che lavoro? Per favore, voglio fare il camionista, vi qua. Sì, allora... ma tu vuoi fare la camionista, tu lui vuoi fare il camionista, tu ti fai il camionista. Non ah. È così facile, amico? Ah, senti, io mi sono segnato all'ufficio di collocamento perché mia sorella ha la pensione e mi hanno detto di venire qui. Qua. Ah, quindi tu sei la comandato, eh? Certo. Bene, bene, bravo, bravo, mi piace questa cosa, molto bene. Allora, guarda, questo è uno dei mezzi che noi utilizziamo. Ah, facciamo bene. Viaggi per tutta la città, viaggi lunghi, lunghi, però i soldi arrivano. Ah, questo ti va bene. Allora, salivano va bene. Arrivano, arrivano, certo. Arrivano va bene, allora. Senti, tu non prendi in giro me per il mio accento, perché io sono americano quanto te, Ma... Da vedi la bolsa? Questa è la bolsa americana. Io non sono americano, sono di Roma. Sono emigrato. Ah, beh, allora sei tu che non devi prendere in giro, perché io prendo in giro te, romano di Roma. Capito, eh? No, prendi in giro. Questa è macchina tua? Sì, si può parcheggiare qui dentro, sì, dici che dà fastidio. Penso un po' di sì. Se no vuoi che camion ti sfascia macchina, io direi sposta macchina. Ok, sta. Mettila là fuori. La parcheggio fuori. Cioè. Qua, aspetta, qua. Se vuoi c'è anche la lampa, eh? Guarda, lo metto qui in questa gialla perché tanto mia sorella c'ha la pensione e non mi dicono niente. Ma ce l'hai bigliettino, fogliettino di pensione? Te pare di no? Ma è chi quindi, okay. Ma per chi mi ha preso? Io cose devo fare bene, non ti preoccupa. No, dai. È vero, sulla macchina c'è scritto handicappato alla guida, è vero. Qui, a Mastro Lindo non esageriamo per favore, eh? Dai, facciamo conoscenza. Allora, io sono qui. Ok. Piacere. Tu chi sei? Pino Sberla. Pino Sberla. Sberla? Sberla? Ho capito, Sberla. 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 R come rosso. O come Roma. Rosso. Roma, certo. Allora, aspetta che aggiungo su database. Oh, cazzo, mi è cascato tutto. Ragazzi, allora. Sto prendendo mi sta a far cremare. Vai. Allora ti aggiungo Signor Sberla di Roma Rosso. No, di rosso. Roma, no, di Roma Rosso. Di Roma e basta. Roma e basta. No. Ma che zona è Roma e basta, scusa? Lo sapevo io, no? Allora, Roma Centro. Sì, Roma Centro.
Ah, bla, beh, cazzo, dillo prima, figa. Ok. Il cinese che dice figa, ragazzi, sta a sentire. Allora, andiamo a fare giletto, sali con un camioncino con me, che ti faccio vedere. Ma quindi adesso so pure io, so pronto per lavorare. No, tu non sei pronto per lavorare, tu sei pronto per salire sul camion con me e ti faccio vedere com'è lavoro. Quando poi sai com'è lavoro, tu sei pronto per Sì, lavorare. senti, ma Cazzo, ci sono l'ho lasciato problemi. aperto. Ci sono problemi, io sto guidando senza patente. Ma poi non sto guidando, stai guidando tu. Tranquillo che sto guidando io senza patente, ma no, non te preoccupa. Come stai guidando tu senza patente? Allora, qui non so quello che faccio, eh. È normale che andiamo a giro il camion aperto. Sì, tranquillo. Serve per rimorchiare i veicoli, vedi? Tu fai cazzo, cazzo, siedi tu, porca miseria, porca. Ecco No, io questo non l'ho trovato, raga. qua, vedi? Ok, abbiamo risolto il problema. Open space. Possiamo fare anche una festicciola se vuoi. Dentro il camioncino. Oddio, lo stavo amasso, Cristiano. Perfetto, va bene. Va bene, a te piace. Questo è l'inizio del lavoro, la cosa divertente. Tu parti, amici, bello, colleghi, cappuccino, colazione. Poi arrivi a 6-7 km e dici, mamma mia, che palle questo lavoro. E lì si capisce se tu sei adatto a fare il lavoro o se pure ti butti giù e lasci il camion. Se tu lasci il camion capisco che tu non sei pronto. Ma questo muore e meno, che cazzo fa, eh? Che suona? Eh? Coglione? Coglione, pezzo di merda? Ma che problemi hai, coglione? Pezzo di merda, io ti levo licenza. Pezzo di merda, io ti spacco tutto, eh? Coglione del cazzo. Pezzo di merda. Bravo, Oh no, bravo. Scappa, scappa, stronzo. Tranquillo, amico mio. Amico mio, no, tranquillo. nessuno tocca Pino e se la cava così. Ma va a farci uno pure tu. Da sfondo Signori, allora. stamini. Signori, per favore, eh? Signore, lei anche cazzo. Porca troia, però, eh? Signor Pino? Tutto bene? Insomma. Abbiamo un Pinotella. Andiamo, andiamo, so, forza, Senti, no. levamo un attimo dalla autostrada perché No, perde tempo. Occhio! fa una finaccia qui, eh. Dai, su. Guarda che bella vista che ti offre questo lavoro. Ora Sì. sotto abbiamo il male e il bene. Sipario. Un giorno, quando tu sarai bravo, farai tutto questo con un camion molto più grosso, quindi molto più carico, molti più soldi, però sarai molto molto lento. Ti va bene questo? E a me basta che me pagate, poi dopo Bravo, bravo. che Tipico porto. spirito romano. Basta che me pagate. Giusto? Ma senti un po', perché io Dimmi tutto. vabbè, a Roma c'ho un po' d'amici, insomma, come si dice da noi, si facevano un po', diciamo, i traffichini, no? Non so se capisci i Ma traffichini. io non so di cosa tu parla. Sei Di sicuro, eh? cosa? Ma io non lo so, tu parli di traffico di sapone? Ah beh, sapone, acqua e sapone, Pampers, noi facciamo tanti di questo Sì, giro. ecco, ma il sapone in polvere lo portate? Così per sapere. Il sapone in polvere lo stiamo portando adesso, però non lo vedi perché l'ho nascosto dentro al camion. Ah, nell'open space. Esatto. Quindi Comunque, diciamo che con tu sei sti cani. interessato al traffico di sapone in polvere? Sì, io quello di interesse Polvere. c'ho. Beh, piano piano, una cosa per volta. Quando i nostri amici contatti avranno fiducia di te, tu trasporta tutto il sapone che puoi. Ah, va bene, quindi c'ho pure. Ma È tu un lavoro scusa, con poi tu prospettiva di rompe, tu crescita. rompe, tu già rompe cazzo, manco sei dipendente. Scusa, per favore. Una cosa per volta, tu diventa dipendente. Dopo tu trasporta roba, roba diventa bella, roba tanta bella, tanti soldi. Una cosa per C'ha volta. ragione pure lui, forse è che sono un tipo pieno di aspettative, capito? Aspettativa, però ci deve essere qualcosa di solido sotto, una fondamenta. Uno Ah, ho fondamento. appena visto un camion incappottato. Ma quella perché è una persona che io licenzierò oggi. Ma Ah, quello è un dipendente tuo, che lavora. sì, io mi segno tutto, tu non te preoccupa.
Pezzo di merda, che cazzo ti avvicini, coglione? Scusa. Beh, scusa, ma io sono cinese un po', mi cazzo facile. Ah, ho capito, ho capito. Allora, intanto che guido, fammi un po' vedere. Allora, noi andiamo, dobbiamo vedere sul foglio, sul... Cazzo, oh, però mi scordo sempre. Sì, ho capito. Mi scordo che ho due mani sole, scusa, amico. Ho capito, amico, ma se tu guardi il foglio mentre noi andiamo col camion, insomma, così, così... Ma sì, ma io non ho patente, ma che ne so di queste cose, amico, scusa. Ok, compra un navigatore. Ma tu stai al posto del navigatore, fammi da navigatore, navigami. Esci qui a destra, guarda. Esci qui a destra, ok. Noi conosciamo tutto qua, noi è tutta zona nostra. Ma senti, non ho problema. Visto che è tutta zona vostra, ma non è che mi daresti una mano, c'ha qualche conoscenza per te la patente? A parte c'ha manco tu, ma che cazzo devo che fa? No, allora, a volte avere le responsabilità troppo grandi portano a problemi troppo grandi. Io non voglio avere la patente perché se succede qualcosa io non c'entro niente, ok? Ah, ok. Però la patente, se vuoi, sulla cartina della città c'è un simboletto. Guarda, facciamo le cose da intelligente. Scusa signore, ti chiedo perdono, rompe il cazzo. Questa è una cosa intelligente, ammazza uno. Beh, una cosa per volta. Allora, io sul segnalino che ho messo adesso, vedi? Lo vedi su mappo? Sì, ok. Sì, sì. Tu vai a fare scuola guido. Ah, ok. Ma me la okay, fa Guido? Adesso te la fa Guido. Ah, Guido okay. La Vespo. Al cognome. Vabbè, questa era un po' scontata, scusa. Però c'è gente che ride a queste cazzate, quindi io dico. Signore! Bella la moto. Ma smettere fuori di ammazzare gente. No, ma tranquillo, tanto c'è Svetlana che pulisce mulo. Mulo, non mulo animale, ma mulo. Ah, ok, ho capito, qua, ho capito. Comunque, okay. Senti, sono assunto, come devo fare? Sì, va bene, tu sei assunto. Quando vieni in città, che ci sei, tu mi fai squilo. Io ti rimedio veicolo. E con quel veicolo tu vai a giro, vendi roba, consegni roba, e poi quando torni tutto a posto, tutto tranquillo, bello, non c'è trucco, non c'è inganno, e prendi soldi. Ah, va bene, ti ringrazio. Sono molto gentile. Tranquillo, quando vuoi. Quando vuoi fare un giro così, mi chiami, ci sfasciamo, andiamo un po' in giro insieme. Spacchiamo tutto. Va bene. Guarda, ecco, vedi gli altri che arrivano. Porca troia, guarda dove parcheggia. Eccolo qua. Vedi? Vengono, prendono soldi e se ne vanno. Così fanno. Vedo. Va. Io ti saluto, ci vediamo alla prossima. Va bene, amico, tutto bene? Tutto a posto. Sei vivo? Tutto a posto. Salve, pure senza patente. Salve, mi scusi, mi sono un attimo accostato dal cellulare, non volevo non tracciare il traffico. Non ho capito, lei ha dei problemi, lei è lievemente balbuziente in questo momento. Mi scusi, volevo dirle... ero al telefono, ho accostato per non disturbare il traffico. Ok, sì, la prossima volta eviti di accostare sopra il marciapiede, ma magari sul fianco del marciapiede sarebbe ottimale come sì, ha pienamente ragione, mi scusi, è che è una telefonata di lavoro urgente e quindi non ho fatto caso a dove accostavo, mi scusi. Ma già tutte cazzate, americani del cazzo, bastardi. Stronzi. Nessun problema, signore. Salve. Cerchi di parcheggiare meglio la prossima volta, però. Grazie. Va bene, arrivederci. Sposti l'auto. Sì, la sposto subito, Arrivederci. Eccolo comunque. T'ha posto? Non è successo niente? Sono ancora vivo? Ma visto che ci sono dopo un incidente faccio una telefonata. Ma a lei mi sembra il caso di camminare in mezzo alla strada, mi scusi Scusa, non ho capito. Dico lei, mi scusi, allora beh che il mio dottore di lavoro, ma le sembra il caso di camminare in mezzo alla strada? Ma scusi, ma lei guida in mezzo alla strada, perché io non posso camminare in mezzo alla strada? Apposta, no. Vabbè,
Ti è fatto male? No, tutto bene, tutto che, niente che non si può sistemare con un po' di attacco, amico, tranquillo. Ok, a posto, arrivederci. Tanto col cazzo che ti do il posto, bastardo. Ne hai già assunto, testa di minchia! Cazzo, è vero, mi devo ricordare di scrivere le cose quando le faccio, puttana, troia. Sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù.